Questa sera ai microfoni di Maddaloni Città c'è Michele Di Nunzio. Michele Di Nunzio è stato vice sindaco dell'amministrazione Rosa De Lucia dal giugno 2015 fino alla data che tutti ricordiamo di marzo, che ha visto terminare questa esperienza amministrativa per questioni di carattere diverso da quelle politiche. È stato precedentemente anche consigliere comunale con l'amministrazione Cerreto. Oggi però è un tecnico che ha svolto un ruolo politico, che qualche giorno fa è andato in comune a protocollare una nota. Di che cosa si tratta? Sì, allora niente, semplicemente mi sono sentito in dovere di presentare questa nota al commissario prefettizio, perché ho appurato della presentazione di questo preliminare del PUC, che è uno strumento importantissimo per lo sviluppo futuro della città. Perché l'ho presentata? Perché ho ritenuto inopportuno in questo momento, dove c'è un vuoto di rappresentanza della cittadinanza, tutta, cioè quindi senza distinzione, dove si decide del futuro dei cittadini di Maddaloni facendolo non decidere. Cioè, in effetti, per farlo capire anche a chi ci guarda, perché noi ci guarderanno sicuramente gli addetti della politica, i tecnici, ma ci guarderanno anche i cittadini. Il PUC che cos'è? Cosa decide questo PUC? Il PUC è lo strumento urbanistico del comune, nel quale si decide quali saranno gli sviluppi economici, quali saranno gli sviluppi sociali, quali saranno le infrastrutture da creare per una viabilità migliore, per una vivibilità migliore. E anche ovviamente quali terreni diventeranno da agricoli. Chiaramente su quali terreni poi si svolgeranno questi progetti, questi sviluppi. Al di là del fatto dell'ubicazione a nord, a sud, a est, a ovest e compagnia, quello che ho ritenuto opportuno sottolineare al commissario è proprio il fatto di decidere di che cosa ne vogliamo fare del nostro territorio. Ma questo lo devono decidere i cittadini, non lo deve decidere il redattore del PUC o chi per essi. Ma giusto per capire, una domanda chiave: ma lei, quando è andato in comune, si è sentito di fare quell'atto come politico di questa, come ex politico di questa città, o come tecnico di questa città, o semplicemente come cittadino? Allora, io in questa nota ho tenuto a precisare pure che della vita politica attiva non voglio più interessarmi per motivi personali, quindi non è un fatto futuristico a livello politico che potrei interessarmi politicamente della questione, perché ritengo di non candidarmi in nessun ruolo nelle prossime amministrative. Quindi l'ho fatto semplicemente sentendomi in dovere da vice sindaco uscente e da cittadino di Maddaloni. Una domanda è d'obbligo. Noi ci siamo lasciati con Michele Di Nunzio, l'ultima apparizione di Michele Di Nunzio, anche un po' traumatica tra l'altro, perché fu nelle ore successive all'arresto del sindaco, lei fu intervistato dalla Sette. E io ricordo bene quell'intervista nella quale lei fu uno dei primi, se non l'unico ad oggi, che si espresse su quello che era accaduto. Oggi sono passati 8 mesi, circa, sei mesi. Di quell'esperienza lei che ricordò? Come ha archiviato questa quell'esperienza da uomo, da politico, da alleato di un sindaco arrestato che, ripetiamo, è innocente ancora fino a condanna non ricevuta, però diciamo, ci sono stati degli atti che abbiamo letto che sicuramente hanno fatto riflettere i cittadini, hanno fatto riflettere noi della stampa e hanno fatto riflettere anche lei. Certo, allora in quell'intervista disse che io sul sindaco Rosa De Lucia avrei messo la mano sul fuoco 100 volte, perché ancora oggi è difficile credere, però noi confidiamo nella giustizia, quindi i risultati che ci darà la giustizia quelli saranno.
anche se dal punto di vista personale, non credo soltanto io, ma tutti, siamo rimasti un poco meravigliati da quello che è accaduto, cioè non si poteva immaginare un fatto del genere. Perciò in quell'intervista dissi che io sul sindaco Rosa De Lucia ci avrei scommesso qualunque cosa, che non poteva essere un fatto del genere. Certamente l'esperienza si è conclusa in modo molto traumatico, cioè le ore successive sono state un poco ore da panico, perché mi trovai a un certo punto solo, cioè nel senso che tutti quanti cercarono di scappare con dimissione, non mi sembrava il caso, anche perché ritenevo più opportuno attendere qualche momento per vedere gli sviluppi, però alla fine è stata una decisione di tutti quanti, quindi su questo non ci piove. Però io se a oggi dovrei dire il sindaco De Lucia è stato un sindaco disonesto, questo non me lo sento di dire. Finché non ci saranno le sentenze che confermeranno questo, per me è sempre il sindaco del quale ho avuto massima fiducia. Lei quindi non ha archiviato definitivamente quella, cioè per lei quella coalizione è una coalizione che ha amministrato bene. Sicuramente si poteva fare molto di più e si poteva gestire molto meglio la situazione. Però lo sappiamo i problemi quali sono a Maddaloni. Io sfido qualunque candidato sindaco in questo momento a dire che a Maddaloni risolverei i problemi. Cioè in questo momento, come allora, come adesso, i problemi sono innumerevoli. Quindi è chiaro che un sindaco, anche il sindaco futuro, avrà immancabilmente dei problemi che non riuscirà a risolvere. E non si può dire che quel sindaco sarà cattivo. Cioè questo purtroppo a Maddaloni è un po' la pecca dei cittadini, che subito per un problema che non si riesce a risolvere immediatamente, il sindaco non sa fare il sindaco. Il sindaco ha delle difficoltà, non è un mago, non è chi riesce a risolvere i problemi tutti quanti in un solo colpo. Alcuni problemi purtroppo non li potrà risolvere perché è proprio la casistica che ti porta a non poter risolvere tutto. Però non, ciò dico anche per il futuro sindaco che sarà, chiunque esso sia, non potrà risolvere tutti i problemi, non viene come si dice, il famoso mago con la bacchetta per risolvere i problemi. Dovrà impegnarsi, certamente, dovrà cercare di fare il possibile, però questi cittadini dovranno capire che i sindaci scorsi e i sindaci che verranno non potranno risolvere proprio statisticamente tutti i problemi che ci sono. Magistratura sta attenzionando questa città. Giorno dopo giorno vengono fuori notizie che sono dati di fatto, inchieste che riguardano vari settori della pubblica amministrazione. Lei ha letto le carte di quell'ordinanza, sicuramente lo avrà fatto anche per capire se c'era qualcosa da capire che non ha capito, ma un'idea se l'è fatta, al di là del giudizio che uscirà fuori dai processi, c'è una doppia richiesta di patteggiamento che è stata respinta. Però lei ha letto le carte, dalle carte emerge un po' quello che erano gli uomini che hanno partecipato con lei a quell'amministrazione. Lei dice Rosa De Lucia è innocente o fino a che non verrà condannata. Ma da quelle carte lei che idea si è fatta? Perché da quelle carte esce fuori un quadro che è pesante. Sì, ripeto, allora, dalle carte quello che si legge potrebbe essere un quadro complicato, però questo cioè, non mi sento di giudicare, ci sono, c'è un giudice, ci saranno dei processi e io cioè, confido nella magistratura, quindi per me il risultato della magistratura sarà il risultato esatto di giudizio. Io non mi sento di giudicare delle persone senza che sia finito un processo, perché purtroppo dalle esperienze che abbiamo avuto abbiamo visto che alla fine molti sono stati condannati, ma molti sono stati rilasciati come persone che non hanno commesso i fatti. Quindi io non me la sento di giudicare che la passata amministrazione abbia fatto degli errori, e questo è chiaro, cioè, ripeto, come il discorso che ho fatto prima, si fanno degli errori, chi non fa non sbaglia, cioè questo.
Qualcuno, qualche settimana dopo gli arresti, anche un pochino in più, mesetto, ha iniziato ad esprimere, parlo delle opposizioni, ha dato un giudizio non solo su chi era stato arrestato, ma anche su chi ha partecipato a quell'amministrazione. Li hanno quasi bollati come degli impresentabili. Lei oggi è, agli occhi di queste persone, un impresentabile. E ritengono di non doversi alleare con voi in nessun modo. Lei già ha dichiarato che non vuole candidarsi, quindi è una cosa. Lei come si sente come impresentabile e cosa vorrebbe dire a quelli che lo hanno etichettato come impresentabile? Allora, mi sento di dire che uno prima di parlare si deve guardare dentro. Allora, se ognuno prima di parlare si guardasse dentro, allora secondo me parlerebbe di me. Io non mi sento impresentabile, a parte che il fatto che ho deciso di non vivere più politicamente Maddaloni, e questo l'ho fatta per scelta personale, ma non perché mi sento impresentabile. La scelta personale è dovuta a problemi di carattere personale, quindi che non mi consentiranno di dedicare tempo alla politica, ma questa scelta non è dovuta al fatto di essere impresentabile. Io non mi sento impresentabile perché non ho commesso, cioè mi sento una persona onesta, quindi finché se mi viene provato il contrario, allora sono anche impresentabile. Ultima battuta e poi ci salutiamo. Il futuro sindaco della città potrà essere, secondo lei, un uomo che ha fatto parte dell'amministrazione dell'UCI? Io dico che ognuno è libero di fare le proprie scelte. Se delle persone che hanno fatto parte dell'amministrazione dell'UCI si sentono di andare avanti, si sentono non, diciamo, che non hanno fatto parte dei ruoli di Rosa De Lucia, perché non si possono presentare? A mio giudizio, a Maddaloni, fino a prova contraria, si possono candidare tutti indistintamente. Le persone giudicate innocenti si possono candidare tranquillamente. È un fatto di scelta personale e poi c'è la città che giudica. Quindi tutti si possono candidare, ma chi giudica sono i cittadini.